con una bella prestazione, una grande prestazione. No, non è stato un effetto a sorpresa, comunque ci alleniamo tutti i giorni e insomma dire che sta meglio gioca, quindi insomma cerco di dare il mio contributo in campo e insomma è andata bene. Immagino che sei contento del tuo rientro, non sei ancora buono, però ci stai lavorando. No, piano piano, sono entrato da poco, non ho ancora tanti allenamenti, però giorno dopo giorno insomma sto sempre meglio e speriamo insomma dalla prossima che ritorni al 100%. David, quanto era importante tornare a vincere in casa dopo 3 mesi, ma avere davanti a voi tante partite al Bonori, cioè ritrovare il feeling con la vittoria in casa? Sicuramente oggi è un punto, sono 3 punti importanti, poi soprattutto in casa che con i nostri tifosi ci sostengono sempre e ci danno sempre più carica. E poi che abbiamo tante partite in casa, insomma ci dà ancora un po' più di coraggio, perché questa insomma è casa nostra, quindi diamo sempre quel qualcosa in più e l'abbiamo fatto oggi con questi 3 punti. Un tema che è stato 5 nello sbloccare il risultato, poi forse un po' meno abile nel chiudere la partita, anche un po' merito dell'avversario, però per evitare questa sofferenza fanno nel finale. E sicuramente dobbiamo cercare di segnare di più e di chiuderla prima le partite. E loro si sono chiusi anche bene in fase difensiva e non era facile fare gol, però insomma oggi ci godiamo questa partita e pensiamo subito a domenica. Sul piano fisico tu a che punto devi essere? Perché insomma ne hai avute tutto un po' di problematiche, però adesso percentuale più o meno? Percentuale so benino, dai, la percentuale te la so dire, però diciamo che non sto male. Quando ti ha cambiato eri arrivato? Sì, ero morto, no, avevo i crampi, non facevo una partita da un pochetto, quindi ci sta insomma. Toglio in dubbio, nel primo tempo c'è stato un termo reglato, un calcio di rigore per un atterramento tuo in area, sì. C'era rigore? Sicuramente non era un rigore netto, però ho cercato di, forse ho simulato un po' troppo, però il contatto secondo me c'è stato, però. Maria importante, meritata, strappata con le unghie, ma sofferta nel finale. Sì, diciamo. La cercavamo e volevamo soprattutto fare anche contenti i tifosi, che è da un po' che non riusciamo a vincere in casa. E il secondo tempo ci siamo passati un po' tanto e abbiamo sofferto di più. Però l'importante, ci avevamo detto che dovevamo solo vincere e siamo riusciti a farlo. In fase di non possesso forse siete stati migliori rispetto a quella di possesso nell'arco della partita, però magari di sofferenza è ancora più bello vincere certe partite. Sì, per certi versi. Sarebbe meglio anche soffrire anche un po' meno, soprattutto, ripeto, nel secondo tempo, che nel primo abbiamo gestito un po' di più la palla e il secondo anche forse dalla voglia, dall'ansia di fare risultato abbiamo cercato più la concretezza, che ci sta anche quella. Abbiamo sofferto su un contropiede e su qualche cross, però il resto dai, ce la siamo cavata. Anche un po' fortunati forse nel contropiede, che quello ha tirato alto. Anche tu hai rischiato una capocciata? Sì, dopo Perucchini non ho sentito, però l'importante dai, si è risolto tutto. Senti Marco, anche l'episodio appunto di Perucchini che ti ha riguardato, non credi che sia un po' l'immagine di alcune situazioni che dovete migliorare? Cioè proprio anche nel parlare tra di voi, nel leggere determinate situazioni, anche facili, non credi? Sì, sì, beh, allora, ripeto, il risultato è quello che volevamo fare. La prestazione, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, è molto migliorabile. E anche nel parlare serve per darci una mano a tutti, quindi anche quello dobbiamo aiutarci di più. Chiedo se ti aspettavi di scendere in campo, perché il tecnico Guidi ci ha detto che all'ultimo momento ha deciso di schierare la difesa 3 rischiando un po'.
No, rischiando perché? No, rischiando perché non aveva centrale. Ah, sì, sì, sì. No, avevamo provato sti due giorni dopo Siena, avevamo provato anche la difesa 3 in allenamento e il mister ha deciso dopo di schierarci a 3. Ovviamente dopo la fine c'è stata l'espulsione di Codro, ma però dai, ce la siamo cavata. Collegandomi prima al discorso di Mungo, magari domenica ti aspetti che adesso si rimanga in panchina. Sì, speriamo che faccia il bravo, dai. E Mimmo è stato, diciamo, era un senatore qua a Teramo, tutti vogliamo bene, però domenica siamo avversari, quindi ci saluteremo a fine partita, dai. Senti, quanto è importante avvicinarti alla partita di Viterbo, però ritrovando due o tre squadre sotto di noi, perché giustamente, insomma, classifica oggi, stamattina, prima della partita di oggi, non era proprio stupenda. Sì, beh, morale, diciamo, è un po' migliore, però la Viterbese si è rinforzata tanto, sarà una partita complicata, come saranno tutte da qua alla fine, e cercheremo di portare i punti a casa, perché adesso è quello che conta. Ecco, quindi ora c'è più morale, ci sono i presupposti per cercare di dare un po' di continuità, no, al momento positivo, sì, partendo da oggi con questa vittoria. Sì, sì, adesso sta settimana cercheremo di stare super concentrati, perché ultimamente quando facciamo una prestazione positiva abbiamo sempre un calo, quindi cercheremo di stare concentrati e di dare il massimo anche domenica. Tu magari eri abituato a vedere soprattutto Piacentini al tuo fianco, anche in difesa dovete trovare nuovi individui con i nuovi arrivi, Codromaz soprattutto, Pinto, insomma, non lo considero ovviamente un nuovo arrivo, però da titolare effettivamente lo è. Tutti quelli che sono arrivati ormai due o tre settimane che lavoriamo insieme, quindi ci stiamo conoscendo meglio, ovviamente più il tempo passa più conosci il compagno e più ti trovi meglio.